L'evento di oggi rappresenta secondo me un passo avanti, nel senso che anche le istituzioni hanno capito questo concetto e secondo me quando un'istituzione comincerà a guidare una vettura elettrica nelle città, penso alla Guardia di Finanza, questo sarà un ulteriore stimolo per i consumatori. Quindi il consumatore ha gli incentivi governativi, perché sappiamo benissimo che il governo sta investendo molto nella versione elettrica, vede le istituzioni che guidano vetture elettriche, è chiaro che questo aiuta il consumatore a fare questo passaggio mentale, no? Perché guidare una vettura full electric è un passaggio mentale, significa non andare dal benzinaio, significa avere un modo diverso di vivere, ma di vivere non emettendo, avendo zero emissioni, quindi lasciando un paese migliore ai nostri figli, ai nostri nipoti. La vettura elettrica ha tanti vantaggi, chi la guida normalmente non torna più indietro, glielo dico. Oggi le vetture elettriche hanno tre barriere, avevano tre barriere, il prezzo, l'autonomia e la ricarica. Ora, prezzo e autonomia è stato risolto, nel senso che queste vetture hanno 300 km e passi di autonomia, il prezzo con gli incentivi governativi è stato risolto. Rimane il terzo elemento, che è la facilità della ricarica, cioè dove ricaricare le automobili. Questo è il vero ultimo problema. Allora, se hai un garage non si pone il problema, perché ti metti la colonnina a casa. Se non hai il garage sei ancora dipendente dalle colonnine pubbliche. Ecco, qui il legislatore deve fare un'accelerazione verticale, perché le nostre infrastrutture di ricarica, comparate con Germania, Francia, Nord Europa, lasciamo perdere, stiamo parlando del 10%. Questo è il vero, ecco, superato questo elemento qui, io non vedo problemi e penso che fra 5 anni un terzo delle vetture italiane verranno vendute con la spina.